Dai, dati, raccontate. Dunque, siamo due lavoratori della Cesi. Siamo due lavoratori della Cesi, è un'azienda di Imola, una fra le 20 più grandi in Italia nell'ambito delle costruzioni. Tutto sto popò di roba che c'è qui l'abbiamo costruito noi. Siamo falliti con i soldi e il lavoro. A luglio, l'8 luglio, fallimento. Tutti a casa. L'azienda ha preso la soglia della cassa integrazione? Abbiamo un anno di cassa integrazione straordinario. È un'azienda che esiste da 120 anni nel territorio molese. Ci sono state esternalizzazioni, delocalizzazioni all'estero? No, niente. Fallite. Fallite e basta. Sono spariti, si sono mangiati i soldi, si sono mangiate anche le fondazioni dell'azienda, non solo i posti. Non c'è rimasto niente. Per cui di fatto il padrone, la fondazione, è la cooperativa, hanno preso, sì. Hanno rubato i soldi e di fatto sono scappati col malloppo. Non lo possiamo dire noi. Però siamo falliti. Posso dirti che siamo falliti? Affermazioni oltre non si possono fare. Per evitare problemi. Vabbè, lo dico io. Ognuno può pensare, è libero di pensare quello che vuole. E poi un'altra cosa volevo dire, dietro ai 385 lavoratori ne vanno altri 700 che sono i due centri commerciali che chiuderanno. Sempre lì a Imola? Uno a Sorate e uno a Parma. Costruivamo in tutta Italia. Noi eravamo una fra le... Centri commerciali della Coop? No, erano nostri. Nostri. Già funzionanti. Ma chi c'era? Quali aziende c'erano dentro? Questo come faccio a dire? Hanno sempre tenuto tutte le cose nostre. Okay. Per cui di fatto altre 700 persone che avrebbero dovuto essere impiegate all'interno del centro commerciale andranno a casa senza lavoro. Poi, di fatto è un danno che tocca di fatto un migliaio di lavoratori. Hanno anche fatto spegnere un'azienda storica, per compreso Imola, Bologna, Bordano, Castel San Pietro, Bologna, poi eravamo in tutta Italia, l'Aquila. Chieti Scalo, Fabriano, le scuole di Fabriano. Abbiamo costruito dappertutto, con sedi distaccate a Mantova e Veneto. In Veneto. Ma niente, adesso non abbiamo niente. Assolutamente sì. Ciao a tutti, qui siamo a Vimercate, provincia di Monza Brianza. MB, provincia di MB. Qui siamo davanti al polo industriale, qui la rotonda, una delle rotonde di Vimercate. Tra poco arriverà il premier autoconvocato e autonominato Matteo Renzi alla Alcatel Lucent di Vimercate. Un'azienda che tra poco subirà uno smembramento di 500 operai circa su 700 che verranno messi tra cassa straordinaria e mobilità, lasciando così al padrone la possibilità di fare dei diritti degli operai tutto quello che vuole. Vedete qui sulla rotonda il dispiegamento di forze dell'ordine tra poliziotti e dirigenti della polizia e della Digos in borghese. Nell'altra rotonda c'è un dispiegamento di forze di una ventina circa di cellulari e di carabinieri della polizia. Stiamo aspettando appunto Matteo Renzi. Ora la parola andrà agli operai della Cesi che denunciano ormai da anni lo smembramento della loro azienda. Non ultimi 385 lavoratori che la Cesi di Imola vuole mandare a casa, ovviamente, che sono già a casa, sono in fallimento. 8 luglio, nonostante continuino a lavorare, nonostante non siano falliti, nonostante anche abbiano i soldi, ma è soltanto una decisione del padrone di buttare al macello e sul lastrico di fatto 385 famiglie. Dei problemi, delle possibilità.
Ma una cosa che vi può dire uno di 68 anni che è ancora qui sul marciapiede è che comunque la lotta paga. Voi dovete sempre prendere coscienza di come le cose vengono avanti, come vi vengono propinate, a quale scopo. Vi dovete spiegare in coscienza cosa significa attaccare lo Statuto dei lavoratori e l'articolo 18, che dove il licenziamento avveniva solo per giusta causa, per dare i diritti a tutti. Queste sono palle sacrosante, perché comunque la contrattualità spezzettata, precaria, viene comunque riproposta. Con queste nuove leggi praticamente quando a un lavoratore le va bene si fa 9 anni di prova per avere un lavoro. Capite cosa significa? Quindi parlare con la vostra coscienza, studiare, non dare retta alle televisioni, la gente vera è qua con la propria faccia e con i propri coglioni. Quindi prendete coscienza, perché già i vostri figli non hanno il lavoro, già i vostri nipoti non avranno il lavoro e non sapranno che cosa fare e voi non sarete in grado di mantenerli. Non dovete avere paura, non dovete avere paura. Quando un lavoratore viene toccato, licenziato, vi dovete fermare tutti, perché questo è l'oggetto della lotta, non c'è nient'altro. Se noi ci nascondiamo, se noi facciamo finta di non vedere i problemi, oggi siamo in 100, domani siamo in 50, domani siamo in 3. Mia suocera mi diceva sempre: chi vive sperando muore cagando. Certo, non c'è speranza, non c'è futuro. Questo paese è già fallito. Ci stiamo dividendo le briciole e ci stiamo facendo la guerra tra di noi. Uniamo le forze, uniamo i lavoratori, mettiamo... Oh, mi raccomando, Matteo Renzi deve essere accolto con quello che si merita.